Tutto regolare? Tutto regolare, sessioni di acqua giochi, più partitella di palla a mano, vinta. Vero? 10-10? Sì. E poi erano più forti. Guarda un po' la gioventù. Oggi abbiamo fatto le gare, cioè solo una, adesso ce ne sarà un'altra. Stamattina la middle e adesso siamo in quarantena della sprint. Sei positivo? Al coronavirus? Spero di no. Però sono positivo alla sprint, o cerco di... sono positivo che farò bene. Sì, dai. Tomas, non Tomas. Penso sia dica Tomas. Che è freddo, non sembra mai freddo. Basta. Salita! Sono buttata giù di qua e poi ho guardato dopo, però direi che ci stava. Sono a fuoco. Guarda che fire. Fire. Guarda. C'è proprio fuoco. Io no, zero. Sono proprio nera. Perché le mie gare sono proprio andate male. Sei nera. Però sei rosa in testa. Una Barbie. Nel senso di calze. Incavolata. Sì, amo, lo so. Tranquilla. È abbinato. Tutto è ripensato. Anche il pettorale rosa. Dov'è Ilian? Vai a cercare Giulia. Vai a cercarlo. Fai un report su dove è Ilian. Dai, vai, corri. Inizio di orientazione. Começamos por chamar para perto do pódio as entidades presentes, começando pelo... Because now we see Ilian Angeli coming here to pass with a new fifth best time, 5:51 behind the leader. And in the meantime, we have Quentin Mullet from France. He is passing here with a new best time, 45 minutes and 14 seconds. Bene. Also, while we were talking with Cécile Country, Adam Bacco also passing with a really good time, 46:11. The one, 34. Bravo! Vai Aaron! So new leader from France, 58 minutes and 30 seconds. A new third best time for her. Signing women 20. So ciao! Cosa stai facendo? Right now, top 3. First position, Rita Mara Ramarossi. Buono Verrino. Second position, Brigitte Panther from Estonia, 2:56 behind. In third position for Tifa Mulu, 3:20 behind. Non vogliamo l'ora di rimangiare il riso portoghese. Estonia and France in the podium of the Women 20. Tanto posso sedere, ce n'è. Yes indeed, so new third best time in the main class for the Indolini. Cosa? From Marco, cosa mi racconti? No! Goran?
And nessuno vuole parlarmi. Siamo cattivi. Ok, pesati. Ciao. Non ho niente da dire, se non che è finito e sono triste in verità. Però ridi come sempre, sei allegra, vedi? Cos'è che hai trovato nel cestino? Le scarpe, perché sono povere. Utilizzabili. Certo. Belle. Per sua sorella, ha detto. Gliele puoi incartare? Beh, è un regalo di compleanno. Non si accorgi che non sono usate. No. Usato come nuovo. Sì, esatto. No, è un ottimo acquisto, comunque ha il loro valore. Volevo magari le butterò in testa a qualcuno dal condominio. In ogni caso hanno una loro utilità. Ditemi di no, dai, ditemi di no.